esperto di cucina. Ciao. Ciao Gianni. Piacere, Rita. Ciao Gianni, piacere. Allora Gianni, a te il compito di preparare una deliziosa ricetta e soprattutto di insegnare a noi a cucinare questo prodotto che è un prodotto tipico di questo mare, che tu vuoi abbinare con che cosa? Questo è il tuo ingrediente a scelta. Della malvasia. Bah, cosa dici, ci sta bene? In Sardegna sì. No, ma con questo... con questo mollusco. E non so cosa c'è sotto qua, io non l'ho visto. Non l'hai visto? No, non tu? Lo so. No. Non lo sai. Ta-da! Uella! Come si sta? Ci sta bene. Beh, se... quante volte avrai cucinato la aragosta? Tantissime. Per cui sicuramente non avrai difficoltà di improvvisare una ricetta con quello che hai a disposizione. Sei proprio sicuro di avere tutti gli ingredienti adesso? No, mancano gli spaghetti. Piccolo dettaglio! Ed ecco qua tutti i nostri ingredienti. Olio extravergine d'oliva, malvasia, peperoncino, prezzemolo, basilico, pomodorini, aglio, cipolla, le nostre aragoste, gli spaghetti e il sale. Questi sono tutti i nostri ingredienti. Per fare cosa? Spaghetti all'aragosta con pomodoro fresco e basilico. Che nome originale! Ok, dai, iniziamo a cucinare. Così io taglio mezza cipolla e Rita i pomodori. Così iniziamo a tagliare l'aragosta. Ah, la fai proprio a tocchi così tu? Sì. La testa invece la dividi in due così? Sì. Ah, proprio netta. 4 pezzi. Quindi prendo la mia aragosta. Sì. La metto così. Do 3 pezzi, giusto? Il sì, corpo. 3-4 pezzi. Infine tagliamo il prezzemolo e l'aglio. E passiamo ai fornelli. Gianni adesso perché sta... il peperoncino, sì, e poi mettiamo subito l'aragosta. Quanti peperoncini? 2 bastano. 2 peperoncini interi, quindi, insieme al nostro aglio e alla nostra cipolla. E subito i pezzi di aragosta. Sì. L'aragosta è abbastanza veloce nella cottura o è lenta? Sì, più o meno un quarto d'ora. Dopo l'aragosta saliamo, aggiungiamo il prezzemolo, la malvasia, i pomodori e cuociamo il tutto per 15 minuti. Spaghetti per 5 facciamo. Aspettiamo che la nostra pasta sia cotta, scoliamo e mantechiamo. Sembra veramente bella. Bello. Penso sia buono. Sì. La pasta è pronta. Pronta? Quindi sì. Versiamo qui. Voilà. Lasciamo qualche pezzo di aragosta su, così. Ah, perfetto. Prima di assaggiare in compagnia, però, c'è un'ultima cosa da fare. Cara Rita e caro Gianni, dobbiamo infatti rivedere tutti i passaggi necessari e gli ingredienti per fare questo piatto. Spaghetti all'aragosta, ingredienti per 4 persone. 2 aragoste, 50 g di spaghetti, 4 pomodori, mezza cipolla, 1 spicchio d'aglio, 4-5 foglie di basilico, 1 bicchiere di malvasia, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, sale. Entri pure il nostro Luciano e anche tuo marito che si chiama? Marco. Marco, Luciano. Una spruzzatina. Venite ad assaggiare. Anche una spruzzatina e frizzolina. Eccoli qua. Marco e ciao. Luciano, ciao. Il vigile del paese. Prego se... Ciao. Allora? Ciao.
Ciao. Allora, ciao cosa? Come me la sono... Mi fai assaggiare. Giusto, poi valutiamo. Prima si assaggia e poi... Però ho tagliato bene la cipolla, dicevi che ero negata anche a tagliare. Sei bravissima, guarda. Ti ho stupito, eh. Gianni, sei stato bravissimo, davvero complimenti, grazie anche a voi, grazie soprattutto a te Rita che ci hai ospitato nella tua casa. Pianeta Mare si ferma per pochi minuti pubblicità e poi torniamo con un nuovo In